avvelenati i bastoncini, che merda. Ups, non fa fuori. Ecco, il bastoncino in due. Questo fa certo sport, la canoa, ne fa tutte le mani. Via, via, non lo fermi più. Adesso sì, effettivamente una spinta però da cavolo di punta avanti. Questo è come quando io vado in canoa, se tu dai la spinta nel momento della remata, la canoa va avanti. Braccia distese. Guardate la idem quando come tutti quanti che hanno visto, guarda la gamba davanti, che spintone che danno, perché è tutta inerzia. Un po' quello che succede qui, per la devo attenuare i bastoncini. C'è chi la prima volta non riesce nemmeno a fare questi ecco, braccio destro, piede sinistro, ok, così, perfetto, così. Infatti prima si sentiva che era un pochettino, è un passo alternato, eccoci qua. Allora, stasera un attimo c'è? Non c'è, vedete la mia un'altra volta, no? Allora, stasera è una serata un po' anomala perché in effetti l'abbiamo iniziata fuori quando praticamente la parte, diciamo così, della conferenza doveva venire qui. Abbiamo detto molto fuori, abbiamo detto soprattutto di questo progetto che il nostro socio Pica ci ha illustrato, che è importantissimo perché effettivamente questo fatto che la montagna nostra qui dal Cimino, per noi che andiamo a Monte Soriano normalmente, possa diventare addirittura una palestra a cielo aperto, è una cosa che ci riempie di gioia. Questo è una cosa importante, anche tutto quel resto che ha detto, soprattutto che Viterbo diventerà una zona oggi sempre un po' negretta per lo sport, ma non degli sportivi. No, io stesso inizio in campione italiano, abbiamo terzo mondiale una volta, però nessuno ha saputo mai, sempre per quello che ha detto lui. Quindi a questo punto invece bisogna invertire un po' la rotta, no? Perché lo sport deve essere conosciuto. Gli sport normalmente che a Viterbo hanno sempre avuto maggiore successo, diciamo così, sono stati gli sport cosiddetti minori, per cui un certo ritorno della stampa non c'è stato. Però sono, secondo me, secondo la mia ottica, da concepire lo sport in maniera di cui bene è più importante. Perché purtroppo lo sport è spettacolo. A me non interessa, penso neanche a voi. Bene. Vi dico subito, io cercherò di non annoiarvi, perché ripeto, sono stato un paratleta, quindi anche qualche volta mi sono annoiato pesante. Perciò le slide che ho portato sono praticamente una specie di sintesi di quello che è l'anima, la mission, cioè la filosofia dei nostri fuochi. Vediamo se riusciamo a vedere, faccio vedere. E poi vorrei agganciarmi al discorso che ha fatto il presidente Pica, che ha detto delle cose molto interessanti, ma non solo interessanti, ma sono le cose sulle quali noi, sotto un altro profilo, stiamo entrando anche alla scuola dello sport. Però ci siamo dedicati, e in modo particolare io come presidente, perché ho scoperto questa cosa, quella che a qualcuno di voi ho accennato poc'anzi, e ne ho avuto riscontro anche da tutte le ricerche universitarie, dagli incontri e convegni ai quali ho partecipato. Perché lui giustamente, come il CONI, parla di sport, ma quello che manca in Italia non è lo sport, ma manca l'attività. Praticamente abbiamo scoperto, io ripeto, come presidente del mio osservatorio, non sono un ricercatore, ma le università con le quali collaboriamo hanno fatto decine di questionari e di convegni sul fatto che i giovani non fanno attività. Ci sono i giovani che fanno sport, ma l'attività motoria, come in molti paesi in giro per il mondo sono abituati fin da piccoli a fare, noi non la facciamo. Cioè noi non abbiamo ancora la cultura che una persona, per poter risparmiare soldi pubblici, per mantenere una qualità della vita andando avanti negli anni migliore, non lo fa, non ne ha la più pallida idea. E questo sono convinto che tutti sappiate quello che sto dicendo.
Cioè noi non abbiamo, noi in Italia, a parte alcune piccole zone, tipo per esempio il Veneto, una parte del Trentino, qualcosa in Emilia-Romagna, questi sono dati che io conosco personalmente, che non conoscevo finché non avessi fatto questo tipo di lavoro. Anch'io ero uno sportivo, ma non immaginavo che la gente non facesse assolutamente niente. Abbiamo dei dati impressionanti, tipo, ne ho uno che forse lo conosce, avete mai sentito parlare dello Zumba? Molto di moda, no? Lo Zumba, palestra, addirittura nell'ultima fiera del fitness di Rimini, un intero salone, era il più frequentato di tutti, sponsorizzato da Eni, quell'abbigliamento, quindi una sberla di salone da 100.000 euro, che era pienissimo per lo Zumba. Perché la gente fa lo Zumba? Perché si fatica poco, ci si diverte molto. Se voi andate a vedere un'attività di palestra, parlo delle palestre importanti, dove si fatica sul serio, non c'è mai nessuno. Questo si riscontra nella vita di tutti i giorni. Allora, perché il Nordic Walking, e ripeto, mi ha colpito particolarmente? Perché noi siamo più vicini al fitness che allo sport. Cioè per noi questa attività è propedeutica per chi vuole fare sport, anche ad alta intensità si può fare, ma soprattutto è un'attività aperta a tutti, a qualunque età, e serve per mantenersi bene. Incidendo su cosa? Sulla cosa più semplice che noi facciamo, camminare, quindi camminare bene, camminare attivando tutto quello che ci serve per stare bene, quindi l'attivazione dei muscoli profondi, che solo esercizi specifici di palestra riescono a fare, perché se no non li attiviamo, il trasverso dell'addome non lo utilizziamo camminando, no? Le articolazioni, addirittura con questo sistema di camminata si attiva il movimento dei dischi intervertebrali, che non hanno vita propria altrimenti, mentre invece con la corsa per esempio si fanno dei danni gravissimi. Cioè noi siamo gli atleti della domenica, quelli che vanno, che fanno i danni incredibili alle assicurazioni attraverso il calcetto per esempio, che è uno sport pericolosissimo, no? Noi facciamo più danni io questo sono gli enti di promozione, no? Che pagano più quelli che fanno il calcetto e quelli che fanno, per dire, non lo so, il paracadutismo. È molto meno rischioso il paracadutismo che non il calcetto, perché questi atleti della domenica non fanno attività. Ora, come si fa? Io ho fatto questo breve escursus iniziale perché la passione con la quale ho iniziato a fare questo lavoro, perché è diventato un lavoro da presidente, proprio per ottenere quello che oggi non c'è in Italia, cioè il riconoscimento del professionista di Nordic Walking, cioè dell'istruttore vero di Nordic Walking, che non c'è, che oggi ancora non esiste. Noi abbiamo riconoscimento interno, non è questa, è quella dove c'è scritto l'Iterbo, presentazione diciamo. Ecco, per questo stiamo facendo questi percorsi, perché la confusione su questo mondo è tantissima. Oggi abbiamo persone che non hanno assolutamente idea di quello che vanno a fare, che sono si spacciano per istruttori, posso farla senza microfono? Si spacciano per istruttori di Nordic Walking, ma poi non sono altro che delle persone che sfruttano quei soldini che chiedono le persone per fare questo lavoro. La scelta che io ho fatto è stata quella della qualità, quindi 4 anni fa ho iniziato questo percorso cercando la qualità dei nostri tecnici e la qualità della nostra formazione. Avendo dietro un territorio di 28 paesi che chiaramente con i quali ci rapportiamo, noi siamo l'unica associazione riconosciuta in Italia dalla INWA, International Nordic Walking Federation, praticamente stiamo lavorando proprio sulla qualità. La nostra didattica è registrata a livello internazionale, i nostri 10 step, e tutti i nostri istruttori stiamo portandoli verso una qualificazione assoluta. Ancora non possiamo prendere soltanto i laureati in scienze motorie, i laureati ISEF, i medici, perché chiaramente dobbiamo sopravvivere, quindi anche alle persone che hanno attività, hanno attitudine o provenienza sportiva senza avere titoli, li formiamo per portarli lo stesso a fare gli istruttori. Perché cosa succede? E questo, ripeto, quelle cose che vi sto dicendo sono acquisizioni mie dovute ai settori con i quali collaboriamo, soprattutto le facoltà universitarie. Nel Nordic Walking quello che è fondamentale è quello di adattare la disciplina non all'allievo, al paziente. Oggi purtroppo il 90% delle persone alle quali sottoponiamo questa disciplina sono pazienti, non sono allievi, mentre invece il non professionista adatta il paziente al Nordic Walking. Quindi abbiamo delle situazioni terribili di gente obesa che vengono
portati in giro per i campi, di cardiopatici che vengono allenati con sistemi che non si sa neanche dove. Quindi non è possibile che non ci sia una formazione iniziale per queste persone. Questo è un po' lo scopo di questi bambini. Qui adesso, da queste slide, rapidamente, vedete, io non ve le sto a leggere, eccetera, ma qui si parla della nascita del Nordic Walking. Praticamente negli anni 30 si è cominciato a parlare di Nordic Walking, ma non esisteva il Nordic Walking, si chiamava con quella parola strana che vedete. Praticamente era questo, cioè far muovere i finlandesi con un'attività che fosse appunto naturale, sicura, completa, eccetera, eccetera. Questo, ecco, che cos'è il Nordic Walking? Grazie, scusate se non andiamo a tempo, ma lui poverino mi sta dando una mano. Andiamo avanti, ma ciò sì, andiamo avanti. Ecco, è un'attività fisica, vedete, non è intesa come sport. E praticamente questo modo di camminare è naturale. Cioè adesso vedrete poi in una foto successiva che la figura della persona che cammina e i bastoncini sono praticamente nella stessa identica posizione. Cosa succede con il Nordic Walking? Che tutto quello che è il consumo energetico e l'utilizzo della muscolatura, innanzitutto è efficace perché anticipa tutto quello che è il consumo, eccetera, proprio perché si mettono in moto una maggior quantità di muscoli, si può arrivare fino al 90%, come tutte poi le attività outdoor, chiaramente è rilassante, piacevole. Vedete, qui ci sono i tre step fondamentali: corretta tecnica, corretto utilizzo, la postura corretta, cioè quella che internazionalmente questa core stability. Ecco, questi sono gli elementi fondamentali del Nordic Walking che nascono proprio da questo. Non troppo veloce, se non ce la faccio. Ecco, praticamente quello che accennavo quando eravamo fuori, l'inserimento dei bastoncini viene fatto in una camminata normale. Cioè non trasformiamo la camminata con i bastoncini con un'attività diversa, è la nostra camminata naturale alla quale vengono inseriti i bastoncini. Cioè si provoca praticamente la spinta delle parti superiori del nostro corpo attraverso i bastoncini verso terra. E questo provoca chiaramente un'attivazione muscolare e articolare che normalmente non faremo. Andiamo avanti. Ecco, vedete, questa ferma. Ecco, qui vedete, questa è la nostra international coach. Gli international coach della nostra federazione sono solo tre. C'è un finlandese, che è poi uno dei fondatori dell'ANU in Italia, c'è un'americana e un giapponese. Sono solo tre gli international coach, quelli che formano poi i nostri coach, noi ne abbiamo in Italia 14, che gli stessi poi formano gli istruttori. Quindi sempre estremamente, possiamo tornare su quella prima? Sì. Ecco, vedete, questa è importantissima. Se voi osservate la figura, vedete che la figura sta camminando e poi cammina con l'inserimento dei bastoncini, la posizione è identica. Non c'è niente di diverso, ma soprattutto la postura è uguale. Qui si nota in modo particolare sulla seconda foto la torsione del busto, ancora più evidente rispetto alla precedente. Andiamo. Ecco, questi sono praticamente gli elementi, diciamo, gli step fondamentali, quindi l'appoggio, sarebbe l'appoggio del bastone, la spinta sul bastone, l'estensione, no? Quella che viene fatta dietro di noi con il bastone, che è tutta, e il recupero, cioè il ritorno del bastone. Questi sono gli elementi fondamentali in queste fasi. Andiamo avanti. Cerco di fare veloce, se volete qualcosa di più, fermatemi. Ecco, questo praticamente qui è scritta un po' tutta la tecnica, vedete, dal lavoro attivo del piede, che normalmente anche questo viene usato pochissimo nel nostro modo di camminare. Qui torniamo sempre lì, lo sportivo viene preparato per fare un'attività. Noi la facciamo alle volte a tempo perso, ma quella più semplice che noi portiamo addosso da quando nasciamo, il camminare, lo facciamo malissimo. Noi camminiamo tutti male. È stato calcolato da una ricerca internazionale del 2004, mi pare, 2003-2004, che il 98% delle persone al mondo non sa camminare. Sembra impressionante. Poi vedete il corpo leggermente inclinato in avanti, la rotazione del busto, l'estensione del braccio, la mano aperta di dietro, vedete lo sguardo avanti, gomito piegato, rotazione del bacino, bastone diagonale, lunghezza del passo naturale. Questi sono proprio gli elementi che compongono la tecnica. Andiamo avanti. Ecco, qui vi lascio leggere rapidamente, vedete le caratteristiche. Costa poco, è efficace anche a intensità bassa, chiaramente ha le sue
caratteristiche. Andiamo avanti. Ecco, questi sono i principi fondamentali e qui diciamo dove si comincia a inserire, diciamo, il nostro supporto, il nostro apporto tecnico, quindi movimenti che devono essere naturali ma biomeccanicamente corretti, e ci vuole lo studio dietro per poter insegnare queste cose, non può essere fatto casualmente. L'allenamento completo e simmetrico, perché tutti abbiamo delle posizioni, quindi l'istruttore deve insegnare alla persona che cammina cosa sta facendo, come deve camminare, vedere i difetti. Queste praticamente, è questo che dicevo quando parlavamo di trekking, no? Vedete questo che dice, abilità imparata e trasferibile nella vita di tutti i giorni. Praticamente il buon Nordic Walker, cioè quello che sa camminare bene, la nostra coach finlandese tanti anni fa diceva, quando si va all'ufficio postale, no, per pagare le cose, si entra sempre contratti e molto tristi, loro finlandesi sono maravigliosi, cioè, ma, e si entra tristi e, no, e piegati su se stessi, però, e andiamo a pagare. Ma se noi entrassimo invece in una posizione eretta, corretta, una postura, paghiamo lo stesso, ma staremo sicuramente molto meglio. Lei diceva sempre, è la Tina che diceva molto, no? Cioè, inutile sempre andare alla posta, però, paghiamo, però paghiamo lo stesso, quindi ecco. Infatti vedete, per tutti, indipendentemente da età, sesso e condizione fisica. È un'attività fisica propedeutica, si adatta a tantissimi sport. Addirittura abbiamo scoperto delle possibilità incredibili per lo sport di squadra, cioè per l'accoordinamento, la socializzazione, il contatto, è stato eccezionale. Noi abbiamo fatto l'ultima esperienza incredibile con 48 maestri di sci del Sestriere, che hanno dovuto preparare 48 istruttori per il club mediterraneo. Ci hanno chiamato perché sapevano chiaramente tra i vari che i migliori eravamo noi, senza tante storie eravamo qui. E abbiamo fatto questo corso di 4 giorni con loro, ne sono usciti entusiasti, queste persone, poi immaginate i maestri di sci che sono diciamo un universo eterogeneo al massimo, no? Di tutti i tipi, si va dal montanaro al medico, un disastro. Beh, noi l'abbiamo lasciati veramente entusiasti di quello che hanno fatto, proprio perché si sono trovati intorno a una disciplina unificante, senza competizione. Poi la coscienza del cammino, cioè la postura e la coscienza del cammino, cioè sapere come si cammina, la percezione del controllo del corpo, perché tutti i nostri movimenti, quando noi li insegniamo attraverso i nostri istruttori, i nostri coach, sono sezionati, a loro viene fatta una testa enorme a forza di aggiornamenti continui, devono conoscere questi movimenti perfettamente, anche quelli che non provengono da studi diciamo scientificamente appropriati. Noi gli insegniamo proprio a conoscere quello che succede, perché devono saperlo trasferire agli altri. La gente deve imparare a capire che cosa succede sul proprio corpo, se no non capisce che cosa succede camminando, che cosa fa, che cosa non attiva e che cosa attiva. È un po' praticamente il lavoro del personal trainer in palestra, no? Che se è bravo ti sa dire cosa fai, se capisce niente ti ammazza come fanno normalmente. Andiamo avanti. Ecco, questo il every step count, questo è un termine che viene usato internazionalmente, cioè ogni passo, cioè il Nordic Walking quando viene spiegato tecnicamente ad alto livello, cioè nei corsi di alta formazione, si muove tutto su 2 passi, praticamente tutto il lavoro che viene fatto è su 2 passi, in quei 2 passi c'è tutta la storia, ecco perciò ogni passo conta, ogni passo che noi facciamo conta, se fatto bene. Andiamo avanti, potete leggere perché questo chiaramente è quello che ho detto prima, che va imparata bene se non serve a niente. Andiamo avanti, ecco, e in effetti per cominciare è facile, perché non è assolutamente, quello che è difficile è farlo bene. Andiamo avanti, ecco, e è veramente difficile, questo ve lo possono dire i nostri istruttori, perché deve essere praticato, deve essere digerito, ma in maniera molto molto attenta per capire esattamente quello che succede. Andiamo avanti. Ecco, chiaramente i nostri istruttori, per capire bene che cosa non deve fare, ci vuole. Andiamo avanti ancora, siamo quasi in fondo. Ecco, questo è il diploma, io ne ho portato anche uno per vedere, questo praticamente noi lo rilasciamo ai nostri allievi dopo il corso, che sono 3 lezioni da 1 ora e mezza l'una, che non sono sufficienti, servono esclusivamente per capire come si può capire se stessi, cioè vengono sezionati i movimenti, non si diventa bravi, non si capisce come si fa, ma si capisce da dove bisogna cominciare. Andiamo avanti.
50 minuti, quello che dicevo prima, cioè non è, non ci vogliono 5 ore di Nordic Walking, bastano questi, deve essere questa l'attività da portare poi fuori. Se uno vuol fare trekking, se fa montagna, se fa maratone, va benissimo, però l'attività è l'attività di un'ora, non di più, 45 minuti, 50 minuti, è un'attività di palestra, andiamo avanti, dovrebbe essere finito. Ecco, questo per esempio è Ezio Bianchi, il nostro coach di Riccione, che è quello che ha inventato il Beach Nordic Walking, che poi è stato rubato dappertutto, però è chiaramente un'altra tecnica usata con l'acqua, chiaramente, che chiaramente aumenta ancora di più le caratteristiche performanti del Nordic Walking. Andiamo avanti. Ecco, gli passo conto, va bene, siamo in fondo. Vai. Ecco, lì, basta. Adesso possiamo mettere quel piccolo filmatino, ce n'è uno. No, non è. Lo lascio gustare così, tanto posso commentare. Se volete fare delle domande, io vi rispondo. Se volete farlo anche di più. Questo è un piccolo video che è stato realizzato da uno dei nostri istruttori con due ragazzi che non avevano mai fatto. È un piccolo video di presentazione, così, e chi lo vuole a disposizione, parlo con gli istruttori. Grazie.
quando si parla di sport poi viene spontaneo sempre infilarsi in qualsiasi argomento. Lei parlava di praticamente di salute, no? Sì. Ecco, è un'attività motoria e in particolare il Nordic Walking è un sistema proprio per prevenire danni fisici, danni della salute, è un sistema proprio per allontanarsi dalle malattie. Forse, allora, ho visto che comunque è necessario un terreno sempre pianeggiante per mantenere quel tipo di passo. No, si fa anche salita e discesa, però non però, parliamo della salita, ecco, cioè, diciamo che tecnicamente corrisponde a una pista da fondo facile, no, senza grossi, senza grandi difficoltà, oppure altrimenti la camminata cambia. Allora qui c'è un discorso, lo prendo subito così glielo dico, perché è molto importante. Noi siamo partner della regione dell'Umbria, siamo presenti nei 7 parchi con parchi attivi. Questo progetto è nato diverso tempo fa e ci siamo, diciamo, sono 3 attività trasversali. I nostri parchi hanno delle peculiarità sportive, tipo il Monte Cucco, i deltaplani, l'altro c'ha la speleologia, quello c'è il lago Trasimeno, va bene? Ci sono 3 attività che stanno dando chiaramente dei numeri, che sono cicloturismo, Nordic Walking e escursionismo. Quindi siamo in 3, siamo in 3 e siamo trasversali in tutti i parchi. Dietro a questo noi abbiamo fatto una cosa che è unica in Europa, forse anche a voi. Non sento, no? Ah sì, ha ragione, io parlavo con lui. No, parla con lui. No, no, sono partito. Vabbè, praticamente quello. Ma non sa caso. No. Quello che abbiamo fatto, abbiamo lavorato su 2 anni con un'azienda che chiaramente si è innamorata del Nordic Walking, abbiamo fatto un portale GIS che è stato presentato adesso e ormai attivo insieme con l'Istituto Geografico Europeo, che ci ha riconosciuto la nomenclatura dei percorsi Nordic Walking. Noi adesso siamo in condizioni di certificare questi percorsi e mandarli in giro anche sul mobile per tutto il mondo. È una cosa che non ha nessuno, ce l'abbiamo solo noi, non ce l'ha nessun altro. L'abbiamo presentato a Roma, ai congressi di informatica, eccetera. Noi sappiamo per certo, perché lo sappiamo, ce l'abbiamo solo noi. E è un progetto guida dell'ESRI italiana. L'ESRI sarebbe quella americana del mondo dell'informatica. Ora, questa cosa qui noi la stiamo esportando, l'abbiamo esportata già per esempio a San Marino in un percorso semiurbano, a Zocca, il paese di Vasco Rossi, poi in altri posti. Questa è un aggancio molto importante, cioè noi siamo in condizioni di proporre questo tipo di proprio nei parchi. Con questa certificazione il sistema poi fa immettere, perché non è commerciale, fa immettere praticamente non solo la certificazione dei percorsi, ma la realizzazione degli stessi da parte dei geowalker, che sono degli istruttori preparati a segnare il percorso, a inventarlo, va bene? Tipo il CAI, ma molto di più. Io sono nel CAI da 35 anni, ma è molto meglio, siamo più avanti del CAI. E poi c'è l'inserimento trasversale delle istituzioni dalla parte culturale e commerciale, tant'è vero che i più attivi che abbiamo avuto in questi settori sono stati per esempio le aziende vinicole, perché riescono ad avere sia il percorso sia la possibilità di inserirsi. Quindi questo è un discorso che io ripeto, parlavo con lui, perché in effetti di questo ne parleremo, perché chiaramente questa è una proposta importante. Chiaramente l'hanno voluto anche quelli del cicloturismo e chiaramente quelli del CAI, perché noi siamo al di sopra perché il terreno che viene poi offerto come percorso non solo è monitorato continuamente, ma addirittura è monitorato il tipo di terreno a secondo la stagione, e ci sono le riprese anche del drone. Quindi tutta questa documentazione voi l'avete a disposizione? Noi ce l'abbiamo già pronto. I percorsi certificati l'avete? Allora, il percorso certificato significa che uno degli istruttori di zona traccia, va a vedere il percorso, noi facciamo la supertecnica, vengono qua la supervisione, questo percorso viene certificato. Se questo percorso si inserisce in particolari architettonici, culturali o commerciali, meglio. Che significa? Significa che se per caso attraversa un'azienda agrituristica il riferimento è importante. Se un percorso parte da questo parco, il parco avrà interesse chiaramente ad esserci dentro. Quindi io candido Viterbo per vedere se c'è un percorso certificato, che non solo la montagna ma c'è anche il lago, due laghi.
per cui ce n'è di cose. Quando lei parla di cicloturismo sì. e Nordic Walking, significa sì. che nella stessa occasione si pratica l'uno e l'altro? No, no, sono due cose diverse. Due cose diverse. Diciamo quindi che... non c'è un apparentamento? No. Cioè, l'apparentamento è avvenuto appunto per quello che riguarda i percorsi, perché loro, cioè, la federazione ciclistica si è interessata molto a questo nostro sistema, che l'ha trovato eccellente, però questa è una cosa che noi gli passiamo e basta. Diciamo che serve perché i numeri effettivi, ecco perché mi ha colpito quello che ha proposto qui, perché i numeri effettivi non vengono dallo sportivo, vengono da quelli che pensano di essere sportivi, sono quelli i numeri. Questo è un altro argomento che potremmo sviluppare. Però una cosa voglio chiedere è ancora, ho visto che la camminata è ottimale, sono 50 minuti. Sì. D'accordo. Per un esercizio ad intensità. Quindi noi portiamo un gruppo di turisti camminatori da una parte e gli facciamo fare 50 minuti, giusto? No, gli facciamo, diciamo, 50 minuti di lezione. 50 minuti di insegniamo. Poi c'è da riempire la giornata, perché lei... Dopo li portiamo a spasso. Ecco, allora questa è la seconda parte che è interessante, sì. come vi organizzate. Cioè andiamo negli agriturismi, perché lei parla giustamente, sì. io ho questo percorso e lei va a interessare tutte le attività commerciali che si trovano in quel percorso, sì. dall'agriturismo al ristorante, l'albergo, sì. quindi questa attività commerciale significa portare economia. Assolutamente sì.